Signore e signori, buongiorno, benvenuti qua, non nel disordine della mia libreria, da me, dal mio operatore di fiducia Samuele, dalla nostra guida qua a Saltara di Colli al Metauro, che è un borgo medievale qua in provincia di Pesaro, nella valle del Metauro. Siamo qua sul belvedere del paese che ci indica, che ci mostra praticamente la valle del Metauro. Laggiù in fondo, spero che si possa vedere, c'è il paese di Montemaggiore al Metauro, dove nell'agosto 1944, il 25 agosto 1944, Winston Churchill insieme ai generali Lees e Alexander osservò l'avanzata delle truppe canadesi, polacche e britanniche oltre il fiume Metauro, che in linea d'aria è a circa 4 km da qua. Durante la notte, per alcune ore, l'artiglieria britannica portata sui crinali del fiume bombardò pesantemente questo e altri paesi. Nelle foto della presenza, ecco, non fate caso a lui, che sta facendo un po' di fiume. Felcino, ci furono anche lì 3 morti e alcuni feriti, sempre per colpa dell'artiglieria. Come dire, il Metauro era la prima linea di rallentamento della linea gotica, e in quella torrida estate del 1944 gli inglesi fecero decisamente poca fatica ad attraversarlo. In estate il Metauro raramente è profondo più di mezzo metro, e soprattutto la linea di arresto era la linea gotica 1, che era nella Valle del Foglia a circa 20 km da qua. E in questo paese, dopo, in un altro video faremo vedere dove avevano sede i tedeschi, c'era un comando tedesco con dei posti di osservazione dell'artiglieria. C'erano alcune postazioni di mortaio. I tedeschi scapparono quasi subito con bestiame, carriaggi, roba razziata ovunque, e lasciarono dietro di sé alcune postazioni di mitragliatrici, alcune postazioni di mortaio e alcuni cecchini, uno dei quali fu ucciso dai partigiani locali prima che stesse per eliminare Churchill, che il 26 agosto 1944 passò qui per Saltara per controllare, diciamo, l'avanzata, per essere presente, ripeto, all'avanzata delle truppe britanniche, canadesi e polacche verso la linea gotica 1, verso la Valle del Foglia. Quindi, cari signori, ripeto, guardate questo magnifico panorama, guardatelo bene. Ne abbiamo parlato già altre volte. Questo panorama è magnifico, questo panorama è bellissimo, ma se lo si guarda bene ci si rende conto di che razza di incubo è a livello tattico, a livello militare. Avanzare con delle forze armate, con degli eserciti in un territorio come questo non è un incubo, è qualcosa di peggio, perché praticamente questo territorio è in grado di fornire a chi difende, a praticamente si può dire a costo zero, riparo, protezione. Basta un fucile dietro una curva per rallentare per ore l'avanzata di alcuni reparti, basta una mina messa bene, basta minare le strade, basta semplicemente sfruttare il terreno. Guardatelo bene questo terreno, questo magnifico paesaggio, guardatelo bene, e vi renderete conto soltanto guardandolo di quanto dura, difficile e violenta sia stata la campagna d'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Adesso io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, faremo altri video sempre qui a Saltara, anche in altre zone.
Ringrazio tantissimo Samuele per avermi fatto da operatore, la nostra guest star, il micio nero che sta gironzolando qua attorno facendo la superstar. E vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Come sempre, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao!